Benvenuti a tutti, aronesi, turisti e abitanti del territorio. Benvenuti alle autorità civili, militari e religiose. È con grande orgoglio che stasera inauguriamo la riproduzione in scala dell'arco di Palmira distrutto dalla follia dell'ISIS. Sono momenti difficili, ma qui ad Arona l'arco di Palmira simboleggia il trionfo e la vittoria della cultura e di una civiltà millenaria contro la barbarie. Il trionfo e la vittoria della pace sulla guerra. Il trionfo e la vittoria del bene sul male. Il trionfo e la vittoria della vita sulla morte. Siamo anche orgogliosissimi dell'ingegno italiano che ha prodotto quest'opera, perché noi in Italia non siamo secondi a nessuno. Noi ringraziamo Alexi e Roger Michael, responsabile dell'Istituto di Archeologia Digitale di Oxford, che dopo Londra, New York, Dubai e Firenze hanno scelto una non grande città, ma una città che pensa in grande. E ha pensato in grande Olivia Neal-Jones quando ha chiesto e ottenuto di avere l'arco di Palmira qui ad Arona. Ebbene, noi siamo di fianco al museo archeologico che abbiamo fortemente voluto intitolato a Khaled Al-Azad. E siamo onorati di avere qui i due figli Waled e Omar Azad, archeologi anche loro, come il loro grande padre, che ha dedicato tutta la vita a preservare i tesori di Palmira e a chi ha dedicato la sua vita per salvarne fino all'ultimo istante della sua vita. Una tragedia che qui cambia il tempo, lascia la sua negatività e guardiamo in positivo quello che sarà il futuro di Palmira. Vi facciamo conoscere nei prossimi tre mesi anche il nostro museo archeologico, che ha delle importantissimi reperti. Ricordiamo che Arona e i lagoni di Mercurago sono sito UNESCO e esattamente come Palmira patrimonio dell'UNESCO. Ebbene, stasera attraverseremo l'arco e simbolicamente lasceremo le negatività della vita guardando in positivo. Stasera Arona guarderà le ulteriori sfide del suo futuro e alle vittorie che avremo come comunità. Superato l'arco ci attende la natività, la nascita, e Palmira stasera è come l'araba fenice, rinasce e simbolicamente quello che vogliamo in questa serata magica è la speranza di pace. Viva Arona, viva Palmira, viva la pace! Good evening and welcome. On behalf of Arona, I'd like to thank IDA tonight for the great opportunity given to our town, the opportunity to host the reproduction of the Arch of Palmira, which is a symbol of rebirth and reconstruction. The name of the whole event is Passing Through, Moving Forward, which means walking through the Arch
and beyond that, but also means walking through difficult times and beyond them. And that's what we believe this is all about. I want to thank all the sponsors and the people who have worked to make this possible. And I also want to thank all the military, political, and religious authorities who are here with us tonight, among whom the Members of Parliament, Mr. Giancarlo Giorgetti and Ms. Elena Ferrara. Now, let me welcome and introduce Mr. Roger Michael and Ms. Alexi Karinoska, who represent RDA, and I know want to share something with us. Be here tonight. È fantastico essere qui questa sera. As the mayor said, the arch has traveled to many places, more than 25,000 miles in the last year. Come ha detto il sindaco, l'arco ha viaggiato per oltre 25.000 miglia per essere qui con noi questa sera. But I can tell that it feels very much at home here in Arona. Ma posso affermare che si sente a casa qui ad Arona. People have asked me two questions today. First they've asked me, why in Arona? La gente oggi mi ha fatto due domande. Prima di tutto, perché Arona? And the answer is simple. E la risposta è semplice. Italy is the place where the physical form of the arch was born. L'Italia è il paese dove l'aspetto fisico dell'arco ha preso forma. No one understands the value of cultural heritage better than the Italians, and there's no country in the world that has technology that can match Italian technology for reproducing these wonderful works of art. Nessuno comprende il valore del patrimonio così come viene compreso in Italia. Da nessun'altra parte c'è una tecnologia così specializzata che possa essere abbinata a questo patrimonio. But cultural heritage is much more than simply the buildings and statues that we see when we visit historic sites or museums. Ma il patrimonio culturale è molto di più degli edifici e dei monumenti che vediamo all'interno dei musei o fuori. The most important part of cultural heritage is what you carry in your mind. The memory of your personal history, the memory of your cultural history. La parte più importante del patrimonio culturale è quello che conserviamo nella nostra memoria. And Arona was the place where we could at long last unite the arch with the sons of the man who gave birth to the idea of the arch, which is as important or more important than the birth of the physical form of the arch. E Arona è il luogo in cui siamo riusciti a combinare l'arco e i figli dell'archeologo Cale della Santa. People have also asked me a second question today. La gente oggi mi ha posto anche una seconda domanda. And they said, why build the arch at all? What is the reason to build the arch? And why have you taken it around the world and shown it to millions of people? Perché costruire l'arco? Perché è stato costruito l'arco e perché portarlo in giro per il mondo? And I've struggled with that question because there's so much to say. E ho fatto fatica con quella domanda perché c'è veramente molto da dire. Perhaps it's because I'm in Italy and surrounded by all of the reminders of classical history. Forse perché sono in Italia e circondato dalle memorie del patrimonio classico. Perhaps because of that, a story popped into my head which I think explains better than anything possibly could why we built the arch and why we have brought it to the world. Forse per questo motivo mi è venuta alla mente una storia che può spiegare il perché l'arco è stato costruito e perché viene portato intorno al mondo. Molti di voi qui questa sera avranno letto l'Iliade. And you will recall the extraordinary scene where Achilles is watching his countrymen being slaughtered by the Trojans. He's on the beach in his tent, and yet he's doing nothing. E molti di voi ricorderanno la parte in cui Achille vede i suoi compagni essere uccisi e non può fare nulla, non fa nulla. But then his friend is killed, and that moves him to anger. Poi però il suo amico viene ucciso e qui si arrabbia. And it was for that very personal reason that he took up arms against the Trojans. E fu per quella ragione che decise di prendere le armi. But when he went into battle,
took up the shield. Everyone will recall from the story the extraordinary shield of Achilles, on which were engraved all of the great symbols of the cultural heritage of Greece. Its art, its architecture, the customs of its people, even the agriculture were represented on that extraordinary shield. Achille però prese lo scudo su cui vi erano tutti i simboli più importanti dall'arte all'architettura, perfino l'agricoltura. And that story perfectly sums up why we have built the arch and why we have brought it to the world. We were inspired, I was inspired personally, by the courage and by the life of Mr. Khaled al-Assad, and his death moved me personally to do something to oppose the forces that had committed that horrific act. Questa storia spiega che cosa mi ha spinto a costruire l'arco, a far costruire l'arco. È quella rabbia che ho provato alla notizia della morte di Khaled al-Assad che mi ha spinto a fare qualcosa. Or just like Achilles, what we chose to fight with were not the instrumentalities of ISIS. What we chose to fight with were the instrumentalities that represent the triumph of technology and reason over barbarism and lawlessness. Però quello che abbiamo scelto di usare per combattere non sono gli strumenti di guerra, ma sono gli strumenti di tecnologia e di arte, di patrimonio. Just like Achilles' shield had the symbols of his culture, so too does the arch represent the culture of the East and the West. Così come Achille aveva i suoi simboli, noi abbiamo un simbolo che combina la cultura occidentale a quella orientale. And that is the weapon we have chosen to oppose the forces of Daesh. E quella è l'arma che abbiamo scelto di utilizzare per opporci. And not just Daesh, but anyone who tries to negate the history that makes us united as a human race. Opporci non solo contro l'ISIS, ma contro chiunque decide di distruggerci, di distruggere la nostra storia, la storia che ci unisce. And I encourage you all, as you look at the arch tonight, and as you travel home with your families, to think about the things in our history that unite us all as human beings. E vi chiedo questa sera, quando tornate a casa, o quando guardate l'arco, di pensare a ciò che nella storia ci unisce come esseri umani. Thank you so much to the mayor. Thank you to Chiara, thank you to all of the Aranesi people, thank you to everyone who is here tonight.